anche in generale secondo me. No, secondo me sì. Solo che sono scarso io. Oh, game 1. Ah, dopo devo giocare con te. Vabbè. Sì, allora, ho giocato tutto ZSS. Ma quest'anno non ho già giocato. No, oggi no. Oggi non ho già giocato, ok. Perché ho giocato prima con te, poi con me, ok. Allora, vediamo se Pork in questo, set. Ben 107 finito. Ma ho perso 3-0, però è morto qua. Però dai, non è andata troppo però male. Però Inkling è impeccabile. Tutto bello, la recovery più forte del gioco. No. Ma l'ha reversato, è incredibile, bravissimo. Con la K. Ha provato a farlo misteccare. Succedono cose. Ok, bellissimo questo down tilt. Inizia il ledge trapping. Ottimo. È morto. È morto, sì. È no, morto, non è morto, non è morto. Perché non aveva abbastanza percentuale. Oh, F tilt. Lo lascia off stage. Ma con una B si prende proprio un pugno in faccia questo Inkling. Prova un atomic grab. Ok, back air, lancia la palla di fuoco. Vai a backthrow. Inkling non ammazza nemmeno su piattaforma. Vabbè, però era 80%, ci può stare che non l'abbia ammazzato, eh. Ok, ottimo tilt. Ok, F-throw, l'ha buttato fuori. Back air è fuori. 170%, una situazione veramente disperata per il povero Inkling che muore. No, non muore. È morto. È morto non a peri di Mario, a due a peri di Mario. E ha tirato i calci. Sì, gli ha proprio detto vaffanculo. Vabbè, è morto. Ok, ce l'ha fatta dopo 170%. Finalmente, adesso sono di nuovo even. Ok, bellissimo jab. Perry sul dai, però non ha punito. Sbagliato purtroppo per caso. A pair non è riuscito a iniziare la ladder. Già mi sarei aspettato una bella cutscene di 30 secondi. Non è arrivata. A pair è la standard mode di Mario. A pair. Oh, ma perché ha un segreto diventato. Sì, finalmente. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Se c'è una morte, però c'è sentimentale. Devo castare io, mannaggia. Però mi si dia troppo. Chi vuole castare con me? Lore, vieni a castare. Ah, che palle, chi vuole? Mettiamo qualcuno. Morto a troppe air. Huge. Cassa tu, Malex, dai. L'ho letto ora il messaggio, ma 107 Ben ha vinto 107 3-0. Vince, oh, forse vince. Oh, vince forte. Ma non mette di monito. Grande questo. Non sento questo stato. No, forse no. Non sempre questo è stato. Che mi ha fatto. 1-0, mi sentia troppo da stare. Sono stanco. Vabbè. Grande ragazzi. Vai. Questo 7, questo è il resto di fanno. Forte, buonasera. Tutto che hanno giocato è tutto forte. Vediamo, Blast 3-2. Vediamo un po' questa volta. Ce la farà, non so. Pure se ce l'ha male. Vedremo. L'ultima volta è finita con la tua, c'è stato quasi il riverso 3-0. Infatti, vediamo adesso cosa succederà. Oh, adesso è buono. No, non è. Da serio se da atterrare, perché riesce a atterrare. Oh,
Harry. Non voglio giocare contro Mario di nuovo, forse è meglio Infinity in questa volta. Ho dovuto entrambi. Sì, però è meglio giocare di nuovo contro Infinity in questa volta. Sì, sì. No, no, è un bel senso, però sono stanco. Sì, siamo un po' tutti stanchi, ragazzi, ce lo dico questo. Ok. Io non so se tu vai a cena fuori. No, non posso. Io non lo so. Ok, buon ferro sulla giacca, che brutto rientro, se tutto rientra dal report, che prova lo stento aggressivo, quindi è pariato pure questo, e quindi up smash. Una buona lead da parte di 1-7, allora se non si fa rubare, comunque praticamente non è impossibile contro i sì, questa potrebbe essere una buona situazione ancora, se tutto rientra, fa questo lavoro di un fair, si becca dei danni, lo punish. Beh, continua. Sbaglia la combo. Ma non poteva fare salto a dove era io? Non ha più salti. No, no, dico prima di fare la player, così fare la player. Non penso morire. Ma forse anche con la build, no? Comunque quindi per ora sono in quella lì, pensate la campera un pochettino, visto che veramente in percentuale la. Non fai neanche troppo alla fine. Sì. Qua si fa finta di approcciare. Sta funzionando da fuori. Ok, non rifletterò poco. Ma sto giocando 6, la fine alla lead, quindi gioca molto conservativo. Sì. Quei danni, buon bear. E in queste situazioni è importante capitalizzare contro gli inni. Ma comunque Inkling ancora non prende la stock, però penso che sia a percentuale di. Ma forse ora posso uscire, perché comunque c'è anche un botto di rage per fare su. Non so, se sbaglio, ora potrebbe esserci il rinno. Visto che è morto sì. Rage. Vabbè, comunque Mario con la rage. È morto. No, infatti è appena morto. Quindi era in percentuale. Ah, è 114-122, ma sì, era proprio entrato. Sì, sì, era proprio. Cioè era 111, però mi sa che proprio la range proprio di base della sì, persona sì. Da 10%. E a parte la 30 non sbaglio. Ah, vabbè, non lo so, però intanto ha killato. Ma quindi sti cazzo. Sì, è sbagliato. Comunque, oh, è morto. Peccato perché in realtà. Vabbè, però comunque una hit in mezzo. Però importante con Rinking non farsi gambare da fuori. Oppure era un farsi. Oh, sì. Sopra una generale proviene. Oh, però intanto vediamo. Potrebbe essere Giove. Quel Giove. No, non è ancora finito, è ancora finito. Ce la faceva. Ma comunque se non hai disjoint buono è difficile di perdere Mario. Perché c'è la invincibile. La mia è una buona elite box. Comunque una serie che sa anche molto bene il timing con cui lo fa. Poi dato Mario per stallare con la K, un paio di mix-up interessanti. Ora proprio sono smash angolato, ma niente, forse tantissimo così lo prende. Si copre con la bomba, ottimo. Ancora vivo, però grandissimo vantaggio. Brutto, bruttissimo. Quindi 1-1. Forte, potremmo rivedere un game fight, lo vediamo. Ciao! Per ora sì, abbastanza. Allora, questo game è abbastanza dominato in realtà, la ha giocato molto bene. Più altro quando si prende la lead contro il Sting e si riesce a sopravvivere, non è più molto, non ha perso la stop, realmente. E questo è quello che si deve fare, in realtà non è facilissimo. Ripeto, c'è anche conoscere il matchup, però si gioca bene, Inkling fa molta fatica a killare. E poi non è riuscito a prendere l'edgeguard in un momento importante, magari questa ora staremo parlando di un altro set. Sì, infatti. Oh, però, oh, no. Detto, comunque, oh, guarda qua, lo sta veramente bacinando. Ma l'F smash. Comunque sta per prendere, non so come che non abbia preso. Infatti. Vabbè, Mario subito non ci mette subito i danni in pari. Okay, buon rientro, aspetta la bomba. Ah, non ha fatto nulla, strano forse. E ora breve in percentuale da 4 a fair, quindi come dire, stare molto attento, sono situazioni che invece piacciono a Inkling, forse lui non dovrebbe morire, buono, infatti, perché era. Appunto è in percentuale, ora è fuori, e ora non killa più. Ma tu hai capito come funziona la bomba, la Inkling? No, quelle volte ti manda non ho mai capito, non è molto, però dopo vabbè sì, easy Edward, qua la stock un po' veramente frullato, questa stock però va bene, quindi adesso lì per tutti i porti tutti i danni di advantage, riesce a fermare, torna in neutro e comunque si due oggi si porca si due con la danni si tre mi sa, quindi qualcuno qui non rispetterà il ceiling oppure sì no perché è necessario.
Madonna. Non era su eSport, quindi esplodeva. Obliterato. Sì, sì. Che forte le Smash di Mario, uno dei più forti del gioco. Sì, per su eSport. Che ottima grafica. No, ma in generale è molto buono anche perché si sposta. Sì, sì. Una cosa bruttissima del down tilt di King è che per esempio contro il buono, se lo fanno lo prendo con il down con il Bayer spaziato bene. Cioè proprio perché non prende sta per terra, però lo può fare. Sì, sì. Che già questo è un bel po'. Minchia, la bomba manda a caso. In teoria manda al lato opposto di dove ti tocca. Ok, quindi ti manda al lato lontano da Ikri. Ma a volte il riconoscimento della urtbox avversaria avviene in modo strano. Il tempo, guarda, la bomba capisce che deve esplodere, quindi vabbè, niente, fa schifo quella mossa, ho capito. Mare con la rage! Madonna che sta facendo con le hit del Nail! Mamma mia, Kurama? È pazzo, ora c'è Snow! Infatti. Ma Kurama ormai comunque è mega warship, non esiste più. Ma perde ora, pure dei miei effetti. Ah no, non ho idea, non l'ho più sentito il batter, non so che ha fatto. Non è in salto, mi sa brutto. Mamma mia, io avrei provato di qualcosa di quel smash up smash. Però quando io. Bel tempo. Perry però ben spaziato in Perry, quindi riesce a finire solo con F-Tilt. Brutto. Bomba. E stavolta però manda nella direzione corretta, meno male. Non si sa perché. Vabbè, vabbè, meglio comunque manda nella direzione giusta. Rientra con lo splatter, cioè, però prendeva già, faccio il 3%, però. Vabbè, così roll che funziona, magari non pronto questa roll, è uscita. Quindi sto più lì da parte di Porky, la velocità è molto alta, quindi deve stare attento a far grappare, dovrebbe morire. Ancora questa fair, mentre l'altro cambio mi avesse detto. È vivo. Penso anch'io, infatti. Prova recovery alta questa volta e più danno fa meglio è onestamente, alla fine sì, tutti i porchi adesso fare più danno si riesce a prendere la stock, ottimo, fantastico, però a 170 a 171 la vedo grigia, anche perché una pair kill, wow. Prima è successo, wow. Però col mio up tilt, lui era sopra la piattaforma, io ho fatto up tilt e ha saltato facendo il saltino dell'up tilt. Mi serve. Setta però 78%, grande lì. È difficile, ancora non killa, però lo metti a percentuale? Quasi, ancora è a 114. Dai. Ok, però ora pure con lo sburracchio. Però potrebbe finire qui e basta. È morto, vero? È morto. No, non credo. Ah, ok, morire. Infatti prova qualche porcata, che rid di aereo, qualcosa. E ora sulla piattaforma, eccoci qua. Si aspetta, bomba. È morto, mamma mia, bellissimo. L'ha sbagliato. Doveva fare. No, non capisco perché non deve attento, mamma mia, questo è un classico. Bel mix up del pezzo. Colpito da smash. Da smash e basta. Basta, da smash. In net. A posto. Ciao. Vabbè. Rimandato a casa. Vado proprio uno per Porky. Invece perché non deve prova a sfidare Porky con questi perri. Cioè. Ma secondo me è sempre giocare di altro a pay. Infatti colpito. Basta giù la piattaforma. Segnato. Fammi vedere un attimo cosa. Dai che faccio? Lì ha sbagliato Porky, ha detto che sarebbe finito. Sì, ma non ho capito che forse addosso il Porky ha fatto lo smash. No, gli ha perdito il fail, secondo me bisogna stare attenti. Basta giocare più. Sai se questa forma, ma saltellare un po'. Senza sfidarlo più di tanto. No! E sono miei, cazzo! E sono miei! Sono miei! Però lo vince un buon match. Sì, da tipo un euro. Però non riesce a sbloccare un game 4, dentro un wall. No, potrebbe essere l'ultimo game oppure no. Chi lo sa? Oppure lo ammazzerà adesso con la QB. Forse non abbastanza rage, quindi. Però non ha preso mi sa neanche una ladder, vero? No. Cioè per killare penso però in tutto il. Ancora non ha killato. Ok, let's trap. Buon salto a parte di Porky, non deve non riesce a seguire, però si torna in neutral, non ha il salto, non è grave. Oh, l'ha bloccato. Okay. Interessante questa cosa. Dash attack, bellissimo. Quasi da un tilt F smash. Ma cosa ha appena visto? Ah, per morire, la 70 su. È molto forte il smash di Inking, se prende lo Swissport. Però. Comunque 140-99, non so, ha tantissima rage, quindi qua mi sa che la Wind of Trophy è. Madonna, è finito comunque lo sbracchio.
Sì, penso che ormai non... No, non è fuori, è fuori. Adesso ti passa. E infatti ora qualsiasi cosa... mamma mia, con l'ultima hitbox. Perché ho provato a smash? Non penso che... Perché la smash di Inkling ammazza prestissimo, non ha senso. È forte, forte. Vabbè, comunque dico, non ha setup. Vabbè, forza certo. Mano 7, ti ho votato! Ciao Fair. A Fair a Fair, ma è duro. Sì, vabbè, però il rullo non male. Pure in Wind of Final? Sì, in Grand Final. Un pazzo, addirittura! Eh sì. Oh, attacca tutto. Attacca tutto ed è... Oh, ora questo è il problema per Inkling. Ora che deve fare? Oh, a parte che sta sbagliato pure la via. Il salto, non potrebbe provare a giocardare anche non potrebbe provare pure a giocardare con la B e basta con l'inbox e la B. Anche, cioè perché Jimpa tranquillamente sì. Pure è più semplice da aiutare del poi sta prendendo tutti i bait, ma non deve dovrebbe mi salvare di più il fare tutto. La pressure on shield, magari invece di fare bait potrebbe atterrare senza fare aerial e farli apposta, oppure fare tipo empty landing, cioè tipo empty hop, atterrare per un shield magari. Perché ha perso già la stock di prima per un parry e anche prima ha rischiato di nuovo. Il parry è una work inferiore in tempo. Insano, imperviatore. Può fare dai anche il dare difficile da perviare. Niente possibile, molti. Prova ancora, ma tanto viene anche punito. Un po' greedy. Adesso porca in aria. È bruttissimo enemy, però per motivo ancora vivo. Un po' frettoloso forse. Vediamo, ora ritorniamo a quel problema di prima, bisogna trovare la stock, allora. Però non ha salto. No, allora, ce l'ha però. Ok. Buon. Oh, troppo potrebbe killare a questa percentuale, 107. Killa 114, sì. Sai che qualche danno. Ma un po' di sputracchio. È fastidiosissimo il kill da un B di Mario perché ti mettiamo a un personaggio. Ma non muore forse. No, ancora no. Proprio. Però stavolta buonissimo. Ti prende il landing, ok. Oh, vediamo. Sicuramente il problema di Inkling non è fare danno, quindi no, vediamo. Infatti, è riuscito a chiudere la stocchina. Mi ha pregato pure il Bair davanti, ma che cazzo è successo? Il piedino. Tech chase, niente. Ok, hit. Oh, mamma di nuovo. Sarebbe morto. 50, non sarei. Tutti, però buonissimo cross up. Deve fare queste cose se vuole challengeare porco un figlio. Che gli riperde è sempre più bravo. Però comunque no, è andato da lui, però. Un burracchio contro l'acqua. Di nuovo stage. Buonissimo, ok. Mamma mia, paura. Volte chase. No, niente. No, non serve, non ti hai altro, sì, assolutamente. Quello che si deve fare contro pazzia, Inkling. Mamma mia, che pazzia. Mesciando bottoni. Mamma mia! No, oh, comunque è molto close. Molto close, intorno alla 61, ma questa è ancora data la percentuale in cui Inkling ti fa un po' di danni e poi sei... Capì, adesso ancora non è fuori ora, potrebbe essere quasi a throw a pair, un'altra hit, però buono, quello bruttissimo da erdoggiare, mamma mia, oh, vediamo, potrebbe killare. Forse un po' troppo. No, sbaglia. Manco con le tre, che succede? No, sbaglio con le tre. Perché ma certo che connette prima, certo è più facile che connetta percentuale prima. Perché dopo attack e ora è un problema. Ora non conta. Anche perché 107 la stock è fortissima. Ah, poi smash su Dave. Che non l'aveva più stampato. Pazzo, non doveva. Per Inkling è questo, che se è lì voleva ucciderlo, quindi l'impulso di prendere il rullo sì, ma no assolutamente però sbagliatissimo quindi game 5 non so se la claccia dopo anche un problema credo avrebbe killato dobbiamo mandarlo off stage sì win condition cioè, era l'unica cosa con cui poteva killare in quel momento se no forse tipo un tilt ma non è da smash a ledge magari sicuramente comunque si vanno sempre game 5 sempre non hanno mai fatto un game non è mai finita non a game 5 è vero, dopo l'ho scritto questa cosa sempre più male che non hai detto la sta cosa. Ecco, perché è bello. Se lo dicono tre persone diverse vuol dire che sarà bello. No, sono d'accordo. Io ho letto all'inizio, perché se stanno giocando avete game 5. E quindi game 5 su small si comincia 0-7%. Ok, però a throw, dare, farsi danni, 39, prove fake. Even pronto alla draga. Ferri al neutral B. Ok. Questi sono danni importantissimi. Pazzo. Ha rischiato.
Oh, ma lo sai comunque? Madonna, 10 metri nel bordo a 70! E alla fine l'ha preso nel primo. Ne ha preso uno. Ne valsa la pena alla fine tirarlo, tanto si ammazza così presto. Ma a 70, o che lo sweet pot. Oh, ma lo sai, non ne frega più niente, è proibizzatissimo. Ah, no, già 67. No. Questa situazione è veramente brutta. Sta per chiedere ruota. Sì, siamo avrebbe ucciso. La situazione qua è brutta da bello, un Inkling tra l'altro è morto. Maria. Se ha la lead, il personaggio ora... è abbastanza forte comunque, ma se non ha la lead, soprattutto non ha la stop lead. No, ma questo è più un problema. Ma morta, molta fatica. Sta arrivando un altro, che landing, che viene lo stage control 1-7. Non riesce proprio con il Black Chase. 125 a 64, ma un in, più di una stop di vantaggio. Adesso porca al ledge. Mi sa che ho capito perché questa. Onestamente non ci credo, chat. Io non ci credo. Però. Però che non è nuovo ai comeback, che nonostante il PG non sia proprio il PG da comeback, però. Dai, ok, oh, no, troppo è morto, è morto. Ma per pochissimo, oh, di nuovo la stessa cosa. Oh dai, dai, non è nuovo ai comeback, però solo una stock di svantaggio. È vero, è proprio una stock intera di svantaggio. Se la gente la sta clutchando, sì, al momento sì, ma non parliamo troppo presto che porca madonna, è morto. Qua, 74, però comunque così. Madonna, quello l'avrebbe ucciso veramente. Ancora, prima o poi ne prenderà. Ottimo Perry però sulla fere, quindi parto di danni 57. Porca, mi sono dirubato. Guarda, abbiamo un pull, un po'. Oh, un Edgar. Anche ora l'Edgar. Maria. È il gage pazzo, come che non l'ha preso con la slash. Ok, presso landing ancora, lo sai, tiene su controllo, corsa grab per tutto lo stage. Porca, è spaventato, tiene scudo. Di destra, che ancora salto, riesce a ferriare, ma ben spaziato. Sì, e muore così? E muore così. Bomba! Bomba! Gli riflette la bomba. Dai, vado a giocare. Dai. Quando vuoi?